Allora, questo intervento raccoglie una serie di argomenti che sono molto diversi tra di loro. Tuttavia, possiamo dire che questi sono uniti da un filo conduttore comune, che è quello che riguarda fondamentalmente le implicazioni del settore laboratoristico che hanno praticamente sviluppato in seguito all'evoluzione della normativa inerente gli ambienti di transizione, scusate. Innanzitutto dobbiamo dire che le normative riguardanti la gestione e la conservazione degli ambienti marini hanno tra gli obiettivi comuni quello di definire lo stato di qualità ambientale secondo criteri quantitativi che sono basati fondamentalmente sui piani di monitoraggio. I piani di monitoraggio, il monitoraggio in generale per gli ambienti marini di transizione riguarda, come è noto, diverse matrici, nello specifico l'acqua, il sedimento e il biota. In queste matrici vengono campionati una serie di parametri indicativi, di elementi di qualità descrittori, di tipo biologico, di tipo chimico-fisico, compresi anche i contaminanti. I più importanti decreti, praticamente su cui poi vengono definiti i piani di monitoraggio, che sono il 152 del 2006 e la strategia marina, mettono poi anche in luce un aspetto importante, quello che il laboratorio che segue l'analisi deve fare in modo che i risultati che ottiene siano in qualche modo precisi, attendibili e. Buongiorno a tutti, sono Valeria Filippi, sempre del laboratorio della Bassa Costa. Questo lavoro, il nostro lavoro sul TBT, è iniziato circa 8 anni fa per noi. Scorro velocemente che cos'è il TBT. Il TBT è un antivegetativo utilizzato in passato sugli scafi delle navi. Perché? Perché la crescita di cosiddetti denti di cane, come si chiamano diciamo dalle nostre parti, causa un aumento di consumo di carburante enorme. Se pensiamo a delle navi petroliere grandissime, per cui anche un aumento del consumo di carburante significa aumentare i costi in maniera esponenziale per quanto riguarda i trasportatori. TBT che cos'è? TBT ha tossicità sia acuta che cronica. La tossicità acuta quindi, è a livello del sistema nervoso, immunitario, eccetera, mentre la tossicità cronica, specialmente per i bivalvi, è dovuta a un fenomeno che viene chiamato imposex, per cui non si ha la morte dell'organismo, ma si ha una mancata riproduzione. Quindi non si ha una sterminazione delle praterie, per esempio, di cannolicchie o cose del genere, ma si ha una progressiva diminuzione degli organismi presenti in acqua. Andiamo avanti. La cosa è importante, il CEN, cioè quindi a livello europeo, ha ricevuto il mandato all'M424 della Commissione europea, secondo la 2060, per standardizzare i metodi di analisi, tra cui anche il TBT. Come i requisiti di questi metodi dovrebbero essere che l'analisi dei campioni di acqua dovrebbe essere tal quale, con una quantità di solidi sospesi fino al massimo a 0,5 grammi litro. Il limite di quantificazione dovrebbe essere uguale o inferiore, come ci dice la 2060, a un terzo dell'SQA. L'incertezza di misura deve essere uguale o inferiore al 50%. I metodi dovrebbero essere validati e verificati e bisognerebbe condurre dei circuiti di interconfronto. Il nostro laboratorio, come ho detto, ha iniziato a studiare la problematica TBT dal 2010 e ci sono stati notevoli sviluppi e, come si può vedere nell'ultima riga, il limite di determinazione, o meglio, di quantificazione, si è abbassato notevolmente durante questi anni. L'evoluzione, noi siamo partiti da un metodo di un giapponese, certo Tsunoe, il quale perché? Perché i metodi che si trovavano, diciamo, in letteratura utilizzavano il Grignard come derivatizzante o altrimenti il sodio tetraidrobato. Sodio tetraidrobato che non è stabile, cioè che va preparato di fresco ogni volta che uno fa l'analisi. Nel nostro caso abbiamo utilizzato un metodo, l'UNIEN ISO 17353, e abbiamo portato in accreditamento quest'anno il metodo sul TBT,
Per cui portando delle modifiche al metodo, e prima di tutto è il campo di applicazione, perché tutti i metodi che si trovano in letteratura hanno dei campi di applicazione stratosferici rispetto ai limiti che dobbiamo andare a ricercare noi. Un cambiamento che è stato fatto rispetto a questo metodo è stato l'utilizzo del sodio tetrachisetilborato, parafluorofenilborato. Perché? Perché questo derivatizzante è stabile in acqua, la derivatizzazione avviene in situ, cioè quindi in acqua, e non abbiamo quindi problemi di preparare di fresco la soluzione, ma una volta preparata anche 100 ml va avanti tranquillamente stabile senza problemi. Noi utilizziamo inoltre, andiamo in diluizione isotopica utilizzando il TBT marcato di 27, per cui nel nostro caso addirittura non facciamo rette di taratura, ma andiamo direttamente in diluizione isotopica su un punto. La reazione di derivatizzazione è una sostituzione al cloro legato direttamente allo stagno, e questo ci fa capire anche quali possono essere i problemi durante la reazione. Ve ne parlo dopo. Il principio del metodo: un'estrazione liquido-liquido con diclorometano fatta con agitatore magnetico, quindi molto semplice. La derivatizzazione, una volta prelevato il diclorometano, si porta a secco e si mettono 1 ml della soluzione di sodio tetrachis parafluorofenilborato, 0,2 grammi in 100 ml, 1 ml di questa soluzione. Si tiene a 40 gradi in un bagno termostatico, eccetera, per una ventina di minuti, si estrae di nuovo con 1 ml di diclorometano il derivatizzato, e a quel punto si riprende con il nostro standard di siringa, che noi utilizziamo, un PCB marcato al carbonio, un PCB 138 marcato al carbonio, e si va in massa, spettrometria di massa triplo quadrupolo. Quali sono le problematiche? I bianchi di reazione e la presenza di cloruri. Come vi dicevo, essendo una sostituzione del cloro legato allo stagno, l'acqua di mare ci dà fortemente fastidio. Cioè, i cloruri presenti nell'acqua di mare fanno, che cosa succede? Inibiscono la reazione. E quindi quello che sappiamo è che il diclorometano ha una solubilità in acqua, e quindi l'acqua nel diclorometano noi purtroppo ce la ritroviamo, e quindi noi portiamo via col diclorometano anche i cloruri. Quindi quello che dobbiamo fare è sicuramente essiccare in maniera il più possibile con solfato di sodio, eccetera, l'estratto che noi abbiamo dall'acqua di mare. In questa maniera i recuperi sono notevolmente maggiori e la reazione procede benissimo. I bianchi, anche quello è un grosso problema. Il bianco, per quanto riguarda la vetreria di laboratorio, noi utilizziamo, come previsto per il metodo ISO, il lavaggio della vetreria con l'acido nitrico al 10% per 24 ore. Parlavamo prima con dei colleghi che lo stesso trattamento andrebbe fatto anche con le bottiglie di campionamento. Perché o uno utilizza bottiglie nuove e anche quello non ci dà la garanzia che siano esenti, oppure il trattamento con l'acido nitrico è necessario anche per quanto riguarda le bottiglie di campionamento. E questo è il nostro triplo quadrupolo. Abbiamo l'acquisizione strumentale, noi abbiamo un quantificatore, un qualificatore, quindi i requisiti minimi di identificazione, vado veloce, sono sia la presenza di tutte le transizioni, il tempo di ritenzione che deve essere tramarcato in nativo, che deve essere pari a 0,14 minuti più o meno 0,02, e il rapporto delle abbondanze dei diversi ioni. Per quanto riguarda il LOC e il LOD, allora noi abbiamo determinato il LOD con il metodo del bianco. Okay, quindi abbiamo fatto 12 bianchi,
presumibilmente esenti da TBT, e il valore medio che abbiamo trovato è di 0,03 nanogrammi litro, quindi siamo quasi a un decimo dell'SQMA, perché è 0,2 nanogrammi litro. In realtà, calcolando con le formule che conosciamo tutti, log del log, arriviamo a soltanto la metà del limite di legge. E il campione che noi trattiamo è mezzo litro di acqua. Okay, quindi portiamo a 100 microlitri, quindi abbiamo un fattore di concentrazione di 5.000. Uno potrebbe dire, posso aumentare, posso estrarre 1 litro di acqua, arrivo alla metà ancora, scendo ancora. In realtà il bianco che si ottiene è sempre lo stesso, anche su 1 litro di acqua. Quindi non ha senso estrarre 1 litro di acqua che porterebbe, tra le altre cose, i nostri colleghi a campionare di più, perché quando abbiamo... Poiché la problematica sono i positivi, perché nelle acque di mare, come abbiamo visto ieri dalla nostra Gioia Benedettini, il TBT è uno degli analiti che determina il cattivo stato delle acque, il cattivo stato chimico delle acque della nostra costa. Avere la possibilità di ripetere l'analisi è sicuramente importante. Quindi avere 1 litro di acqua a disposizione, quindi utilizzare mezzo litro per l'analisi e avere a disposizione la possibilità di poter ricondurre l'analisi è sicuramente una cosa molto importante. Questo è un campione reale, questo per cosa? Perché ve lo faccio vedere? Perché in realtà se noi calcolassimo il limite di quantificazione secondo un altro metodo, ossia col discorso del segnale rumore uguale a 3, cioè si andrebbe abbondantemente sotto. E questo però non è stato adottato dal nostro laboratorio perché ci siamo basati appunto sul fatto che il problema appunto è il bianco, il fatto dell'ubiquitarietà del TBT. Questi sono i risultati di campione reale. Come si vede, per ogni stazione di campionamento, andando dal 2010 fino al 2016, vediamo proprio l'evoluzione del nostro metodo. Cioè, si vede da cosa? Si vede dai limiti che noi abbiamo impostato. Quindi, da uno 0,01 microgrammi litro siamo arrivati ad avere un LOD nel 2016 di 0,0001 microgrammi litro. Questo proprio grazie agli studi e l'evoluzione del metodo che siamo riusciti a portare avanti. Ecco, finalmente quest'anno con l'accreditamento siamo riusciti ad arrivare al nostro apice, al nostro obiettivo. Grazie a tutti. Grazie.